perso tutto. Cioè non è rimasto proprio niente. Assolutamente. È finita. È già nel titolo l'essenza del nuovo film dei campioni di incassi Aldo, Giovanni e Giacomo. Quest'ultimo è uno speculatore finanziario che perde tutto in investimenti sbagliati e non gli resta altro che il suo maggiordomo, Giovanni. Mentre Aldo, un venditore ambulante che ha investito e che aspetta da lui un risarcimento, sarà l'unico a dargli una mano e a mettergli, diciamo così, un tetto sopra la testa in casa della madre, l'ottima Giuliana Lo Iodice. Io mi butto. Mi butto! I tre si giocheranno il tutto per tutto, ordendo una truffa ai danni della bella Francesca Neri con tanto di conquistatore Aldo venuto dai mercati stranieri. Ma alla fine la vicenda prenderà una piega completamente diversa, risolvendo in qualche modo i personaggi nella quotidianità. Da Dio si deve invece fare uomo, per cui capisce i problemi dell'umanità e in qualche modo si arricchisce di un qualcosa che aveva comunque perso. Sfruttatori! Sfruttatori che vi venisse una sciatica con le morroi! Il ricco, il povero e il maggiordomo ha il limite non piccolo di far ridere poco, perché racconta l'Italia di oggi, quella dei ribaltoni finanziari, fatta di culture diverse, con vucumpra e razze che si mescolano a volte anche in maniera virtuosa. Gli oratori o le scuole, le classi dei ragazzini sono piene di ragazzi che non sono necessariamente italiani, no? Che lo diventeranno. Che lo diventeranno, ma anch'io sono italiano nonostante sono nato a Palermo, cosa vuol dire? Vabbè, qua, questo ci parliamo. Qui da vedere. Maria! L'ho uccisa! Ti piacerebbe? Ma poi, in fondo, cosa fa ridere davvero? Fa ridere quello che non te l'aspetti. Che non ti aspetti. Non ti aspetti. Il comico nasce dal drammatico. Se lei vede una persona che cade perché è scivolato su una buccia di banana, ride, ma quella persona si è spaccata la schiena.